Un'attrice che è nel cuore di tutti noi, bella, bellissima, indipendente, Anita Ekberg, dalla Svezia all'Italia, all'America, una carriera fatta di alti ma anche di molti bassi, in epoca di bellezze prorompenti, spesso mogli, di registi o produttori, la Ekberg scelse la via dell'indipendenza, che però pagò poi a caro prezzo alla fine della sua carriera. Persino La dolce vita, il film mito, viene raccontato con una certa amarezza. La vicenda di questa donna bellissima, diva ma al tempo stesso fragile, si intreccia con quella di una diva del nostro tempo, Monica Bellucci. Nel docufilm diretto da Anton Giulio Panizzi, la Bellucci lentamente si trasforma in Anita Ekberg, impresa impossibile ma al tempo stesso affascinante. Ma io e te ci saremmo piaciute se ci fossimo incontrate. Come la vedi, Monica? Insomma, comunque più della ragazza della fontana, sicuramente. Sì. Questa donna con questa fisicità unica, dove il suo corpo arrivava prima di lei, come tanti hanno detto, ma che in fondo aveva anche questo sorriso mediterraneo in questo corpo nordico. Ma come fa un'attrice come me, che era mora, con i capelli corti, i capelli, gli occhi neri, mediterranea così, a diventare questa donna che poi è così diversa? E lì abbiamo cercato un elemento che ci accomuna, che forse è una femminilità forte, forse, e anche gli elementi che ci accomunano sono anche quelli poi che ci rendono così distanti.